Torno con uno dei format che mi piacciono di più, ovvero l'andare ad analizzare ogni singolo scorcio e panorama in film e serie TV, il leggere articoli su articoli, il tutto per riuscire a trovare il luogo esatto, reale, in cui è stata girata quella determinata scena, magari un giorno anche riuscire a visitarlo. Perciò, ben trovati su WatchMojo Plus Italia con questo video completamente originale, e cioè top 5 luoghi che puoi visitare di House of the Dragon. Perché solo 5? Perché ho deciso di attenermi a quelli che sono riuscita a riconoscere. Effettivamente ci sono in giro un po' di informazioni del tipo: ah, ho visto il cast lì, ah, è stato usato quel posto là. Però se non riuscivo a trovare nemmeno un barlume di scena che corrispondesse a quel luogo reale, l'ho scartato. Poco male, eh? C'è sempre spazio per video futuri. Un'altra top 5 o un'altra top 10. Bene, direi che ho sproloquiato abbastanza, perciò tenterò di non parlare più di tanto della trama, anzi poco o niente, perché mi concentrerò di più sulla storia del luogo reale. Però io ve lo dico, così non vi pigliate male se magari vedete quello sprazzettino di scena che... Oh, ok, avete capito. Allarme spoiler. E direi di cominciare. Well, Miguel, do we have to go here? And as soon as they start saying that thing of like, oh, but you know, it's so this, so that, I just think that's why this is the right place. Alla numero 5, la battuta di caccia al Caesar's Camp in Inghilterra. Partiamo dal terzo episodio, quando Re Viserys indice una battuta di caccia. Nella serie, questo torneo si svolge appena fuori approdo del re, e infatti, mentre raggiungono il bosco in carrozza, riusciamo a vedere la città in lontananza. Bene, nella realtà si svolge presso il Caesar's Camp, il campo di Cesare, nell'Hampshire in Inghilterra, e facendo un confronto fra i vari filmati, dovrebbe essere sempre lì la scena di Rhaenyra che fugge da all'accampamento inseguita da Criston Cole. Ammetto che non mi dispiacerebbe fare una bella passeggiata a cavallo in quel bosco. Nella realtà, però, niente cavalli. Ma comunque, il Caesar's Camp offre diverse passeggiate da fare a piedi o in bicicletta, senza scordarsi che è permeato di storia, in quanto si tratta di un forte collinare appartenente all'età del ferro. E quindi cosa c'entra con Cesare? Assolutamente nulla. Quando venne scoperto, gli storici credettero che fosse un campo militare di una delle legioni di Giulio Cesare, quando invasero l'Inghilterra nel 54 d.C. Infatti, sembra non credessero possibile che i locali potessero costruire una fortificazione simile, come si sbagliavano. E infatti oggi si stima che sia stato costruito tra il 500 e il 300 a.C. proprio dai bretoni. Alla numero 4, approdo del re a Cáceres e Trujillo in Spagna. Oh sì! Approdo del re non corrisponde solo a Dubrovnik in Croazia, di cui avevo parlato nel video sui luoghi da visitare del Trono di Spagna. Vi lascio il link qui in alto a destra se ve lo siete persi, poiché molte delle strade della capitale dei Sette Regni possono essere trovate anche in Spagna nelle città di Cáceres e Trujillo. E non è nemmeno una novità, perché alcuni scorci erano già stati usati nella settima stagione di Game of Thrones, solo che qui in House of the Dragon hanno deciso di darci dentro. E se vi state domandando perché non hanno continuato con Dubrovnik, beh, ci sono 200 anni di distanza tra gli avvenimenti delle due serie, è anche comprensibile che la città sia cambiata in tutto questo arco di tempo. E guardando bene i palazzi del centro storico di Cáceres, risulta anche chiaro il perché della scelta di questa città. Come affermato dall'UNESCO, il centro storico Cinto da Mura è ricco di palazzi in pietra che formano un tessuto urbano perfettamente conservato. Perciò direi che è proprio la location perfetta per darci quel senso di realismo e allo stesso tempo di trasportarci in un mondo di fantasia. E la città vicina di Trujillo non è da meno. Shooting in Spain was amazing. We were in this beautiful, like, old, in the old town. Alla numero 3, l'accampamento di Velaryon a Kenan's Cove in Inghilterra. Una baia talmente unica da essere stata inserita tra i luoghi inglesi da proteggere e valorizzare. E non è nemmeno tanto lontana dalla location che vedrete nella posizione numero 1. Infatti, la Cornovaglia è stata una regione fondamentale per House of the Dragon. Kenan's Cove è stata usata per l'accampamento dell'esercito di Velaryon, e a tal proposito, nel terzo episodio possiamo vedere uno scorcio di questa baia, bellissima e allo stesso tempo drammatica per il dirupo a picco sul mare e i diversi scogli.
Beh, non credo sia un caso che il suo nome significhi Baia del Burrone. La sua particolarità, comunque, non è data tanto dal burrone, senza nulla togliere, sia ben chiaro, ma dalle formazioni di lizardite. La lizardite è un minerale dai colori verde e rosso, che fa parte del gruppo del serpentino, molto diffuso in diverse parti del mondo. Però a Keenan's Cove viene chiamato lizardite proprio perché si trova nella penisola di Lizard. Alla numero 2, il castello di Pentos, a La Cala Horra, in Spagna. Nel sesto episodio vediamo Dimon e Elena mentre volano a cavallo dei loro draghi e sotto si riesce a distinguere un castello, e cioè il castello di Pentos, o meglio, il castello di La Cala Horra, in Spagna. HBO ha fatto un'unica piccola modifica. Nella realtà la costruzione non è a ridosso sul mare, ma tolto questo piccolo dettaglio, se fate un confronto tra scena e luogo reale, vedrete che hanno lasciato tutto intatto e non hanno sfruttato solo l'esterno, ma anche gli interni. La Cala Horra sembra essere stato costruito apposta per questa serie, tanto è perfetto. E anche la sua storia non è che sia così distante da quella del mondo di Game of Thrones, se si guarda alla vita del suo proprietario nel 1495, Don Rodrigo Díaz. Infatti, se si guarda alla sua vita amorosa, potrebbe essere perfettamente un nobile di Westeros. Dopo la morte della sua prima moglie, partì per l'Italia, dove ebbe una relazione con Lucrezia Borgia e sembra che fossero a tanto così dal matrimonio. Poi però tornò in Spagna, dove si innamorò di Maria de Fonseca, donna che non poteva sposare, poiché il padre di Maria si rifiutava di concedergli la mano della figlia. Però i due innamorati provarono a sposarsi comunque, scatenando quindi addirittura le ire della regina Isabella I, che fece rinchiudere in prigione Don Rodrigo. Pensate che sia finita? Oh no! Venne liberato una volta morta la regina e, ancora innamorato di Maria, la rapì dal convento in cui stava. In realtà, più che rapimento, credo si trattasse di una fuga, in quanto entrambi concordi a tentare di nuovo il matrimonio, che finalmente avvenne, e vissero felici e contenti nel castello di La Cala Horra, che Don Rodrigo fece ristrutturare facendolo diventare un palazzo rinascimentale, affidando i lavori a Michele Carlone, un architetto di Genova. Infatti, ed ecco la chicca artistica, il castello di Cala Horra è considerato il primo esempio di architettura rinascimentale italiana nella penisola iberica. Non male, eh? Prima di continuare, a meno che non vogliate essere abbrustoliti da un drago, Dracarys, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella degli avvisi. E alla numero 1, il castello di Alta Marea, a St. Michael's Mount, in Inghilterra. Che non è Mont Saint-Michel, perché quello si trova nella regione della Normandia, in Francia. E non provatemi a scrivere nei commenti che in realtà si trova in Bretagna, perché questo è uno dei falsi ricordi più grandi che girano per quanto riguarda la geografia, anche se ha un suo razionale dietro. Se volete saperne di più, ne ho parlato per bene sul mio profilo Instagram in un reel. Ma non divaghiamo e piuttosto torniamo a parlare di House of the Dragon. Vediamo chiaramente quest'isola e la chiesa medievale nel quinto e nel settimo episodio. Bene, credo lo abbiate già notato voi confrontando le diverse immagini, come per il castello di La Cala Horra, anche qui HBO fortunatamente ha cambiato poco o niente, permettendoci di ammirare la vera bellezza di St. Michael, ex abbazia diventata fortezza dal XVI secolo, che, tornando alla somiglianza con Mont Saint-Michel, venne proprio fondata dagli stessi monaci benedettini francesi. E i parallelismi non finiscono, perché proprio come l'omonima francese, anche quest'isola è soggetta alle grandi maree. Infatti, St. Michael's Mount è raggiungibile a piedi dalla città di Marazion quando la marea è bassa, mentre quando è alta il lembo di terra viene coperto e diventa raggiungibile solo con un traghetto. Allora, che ne pensate di questa lista? Per caso avete già visitato uno di questi luoghi? Li avete riconosciuti guardando la serie? Fatemi sapere un po', e se avete addocchiato altri posti che esistono per davvero tra una scena e l'altra, scrivete pure nei commenti, che così mi porto avanti per il prossimo video.